gentlemen, ladies and gentlemen, please do remain in your seats. Che ingenui. Non c'è norma sulle valigie. Fin qui tutto a posto. Niente, abbiamo sbagliato. Hai preso? Champion già Yangua Uti. Cosa sei già? Dizionario cinese. Ma tu non sei cinese? Ballerini in trasferta, stiamo andando a fare un'audizione a Berlino per la compagnia crociere TUI Cruise. Esatto. Bene ma non benissimo. Stacca, stacca. Ci stanno tracciando, stacca. Vabbè, fa stretching anche in aereo. Tutte le volte che la riprendi c'ha la gamba su. Incredibile, non si sveglia la ballerina in aereo dopo il sonnellino. Oh mio Dio. Taglio. La sai se no. Siamo arrivati a Berlino finalmente. Siamo passati a casa della mamma di Tim, che ci ha gentilmente ospitati per questo breve soggiorno. Tim è il ragazzo con cui abbiamo fatto l'altro video, quello dei ciccioni. Sfortunatamente in questi due giorni, insomma, lui non è qua, ma sta già lavorando per le crociere, il Cirque du Soleil. Noi siamo qua davanti alla porta di Brandeburgo. Stiamo facendo un piccolo break perché siamo sfiniti. Stiamo per addormentarci tutti quanti uno sull'altro. Abbiamo dormito forse in totale 8 ore, sommate in 4 persone. Le Federica, lei farà l'audizione con noi oggi. Non fa parte di Chorus Ballet, no. E non farà mai parte di Chorus Ballet. Ma no. Taglio. La nostra amica, ma anche lei prova l'audizione. Perché no, verrà sicuramente a ballare con noi. Se ci prendono, chissà. Speriamo, diciamo le dita. Sperando che anche l'autofocus mi metta a fuoco. Siamo da Starbucks, che però tutte le cose del caffè non funzionano. L'unica cosa che funziona è il tè freddo. E questa roba qua. Vabbè, non vi dico che gusto ha, ma lo potete immaginare. La vostra. È il nuovo caffè di Starbucks questo. Caffè che non esiste. Il caffè che non c'è. Faremo un po' di cose, un po' di foto, un po' di time lapse. Domani c'è l'audizione. Siamo un po' tesi, non troppo, ma... Thank you so much. No problem. You want to subscribe? Thank you so much.
Ragazzi, qua siamo nella piazza, se così possiamo definirla. Vedete che... Ah, lui si astiene, vabbè. Monumento agli ebrei, ai caduti vittime del nazismo e dell'olocausto. È una roba sconfinata che veramente fa impressione. Ci dirigiamo verso il famosissimo Mudo di Merlino. Comunque non è vero, sono andato al Reichstag. Stavo scherzando, andiamo al Reichstag. Hashtag. Reichstag! Va a trovare il mio nome, gli ho detto metti il nostro nome del gruppo Chorus Ballet, sì. Clicca lì, metti un bel mi piace e poi troverai ovviamente i nostri nomi. Allora c'è troppa luce, quindi teniamo gli occhi da sole perché veramente è fastidioso, è veramente per gli occhi. Fastidioso. Sono le 9, abbiamo perso un sacco di tempo per fare delle foto bellissime, abbiamo che vedrete fame. Su Instagram. E adesso abbiamo tantissima fame e quindi andiamo a mangiare ad Alexanderplatz. Comunque continua a esserci un membro non facente parte di Chorus che ci segue. Raga, non ti che cerca di nascondersi. Aiutateci, per favore. Sarà stato il sushi, Shinai. Le mani della danza. Ciao Shinai. Il giorno seguente siamo andati all'audizione e ci hanno presi e siamo andati a mangiare. Listen. Shopping. Ciao sorella. T
Ciao a tutti, abbiamo appena finito di fare l'audizione, siamo stanchissimi. No, che sto dicendo? Cosa stavo dicendo? Fa freddo, fa freddissimo. Berlino fa veramente freddo, però è una bella città, non è male. Il problema è che costa veramente tanto. Per esempio il caffè l'ho pagato 3,90€, ma stiamo scherzando, 3,90€ per un caffè americano. E la gente mi guarda malissimo, ma a me non me frega. Sembro tipo psicopatica, non importa. Questa clip è veramente inutile. Ho un crampo al braccio e sta piovendo. Ciao. Ciao. Graziella. Ecco. Allora, questi siamo noi appena arrivati da Berlino. Siamo appena scesi dall'aereo, stiamo aspettando anche il pullman che poi qua da Milano ci porterà di nuovo a casa, a Torino. Siamo distrutti e non vi dico che mattinata, è stata una cosa pazzesca e abbiamo avuto tanti colpi di fortuna, diciamo. Ma ve lo raccontiamo con calma appena torniamo perché siamo non stanchi di più. Siamo svegliati alle 5, adesso è... saranno le 11 forse, 10 e mezza, e siamo sfiniti. Comunque questi sono i risultati. Tiziano invece non so dove sia, la testa ricciolina che vedete. Ciao. L'audizione è andata molto bene. Abbiamo iniziato con una lezione di classico, poi due sequenze coreografiche, una di contemporaneo e l'altra di pop. Non era proprio il nostro stile, però in qualche modo ce l'abbiamo fatta e ci siamo divertiti tantissimo. Un'altra cosa, c'è stata una sorpresa, ovvero abbiamo fatto un'improvvisazione. È stato abbastanza difficile per noi perché non eravamo... Dico lì sì, è stato un po' un problema. È stato molto difficile per noi perché non eravamo abituati a fare questo tipo di cose e quindi in qualche modo abbiamo improvvisato. Quindi mi raccomando, in qualsiasi audizione che andrete a fare, ricordatevi di essere sempre preparati. Pronti a tutto. Pronto? Scusate, sono pronto a tutto. Quando improvvisate non è tanto importante sbattersi o far vedere le vostre capacità tecniche e atletiche, quanto è più importante far uscire la vostra personalità, il vostro io e quello che potete trasmettere. Adesso che ne stiamo parlando siamo più riposati, però quel giorno eravamo veramente distrutti. L'aereo l'abbiamo preso per un pelo. Cioè, abbiamo saltato una corsa di un treno, quindi eravamo in ritardissimo per arrivare in aeroporto. Ci siamo lanciati in mezzo alla strada per prendere il suo taxi, che si è fermato proprio tipo, ok? E, però in 10 minuti ci ha portati all'aeroporto.
All'aeroporto ne sono successe ancora, perché hanno fermato lei, che ha la faccia poco raccomandabile, per perquisirla. Ma sono tutti razzisti in Germania, niente. Abbiamo sbagliato gate io e Federica, quindi continuiamo tipo a telefonarci. Ma dove siete ragazzi allora due? Ma siamo al gate noi, ma anche noi siamo al gate, perché noi vi troviamo? Ma noi siamo qui anche lui, che non è che mi dice quale gate, no? Solo siamo al gate. Noi siamo qui. Se c'è una cosa che abbiamo imparato è che bisogna rinnovarsi, sperimentare e riscoprirsi. Non fossilizzatevi su quello che avete sempre fatto o quello che avete sempre studiato. E ricordatevi che non avete limiti. L'unico limite che potete dare a voi stessi viene da qui. Quindi cercate sempre di allargare i vostri orizzonti e guardare, andare sempre in cerca di nuove occasioni per la vostra crescita e maturità personale. Basta, basta, finito, basta, basta. Non fossilizzatevi. Non rimanete fissi su questa cosa. Se adesso non fossilizzatevi neanche sul suo fossilizzatevi. Non fossilizzatevi, è giusto? Sì, non fossilizzatevi. Non fossilizzatevi. Non fossilizzatevi. Non ci credo. Non fossilizzatevi. Non fossilizzatevi. A fine video ci sarà questa scena inedita. Fossilizzatevi. Ok, fossilizzatevi. No, guarda. Mi sta chiamando. Ciao Fede, sei in video. Cioè sarai in video. Cosa c'è? Chi? Non fossilizzato. Non fossilizzato. Oh, vabbè.